Cari amici, benvenuti in questa nuova puntata della Let's Mod More Creeps and Weirdos. Il nostro bambino sta crescendo, gli è spuntata la barba. Esatto, il nostro primo bambino con la barba, ne siamo così orgogliosi. Peccato che non ha preso il naso dai testificate, perché un po' mi manca come fai. Che carino, No, ovviamente in realtà questo qua è il tubo da cui dovrei prendere il cibo, che fa un po' senso, ma facciamo finta che... Comunque il suo bambino c'ha i baffi, non aveva la barba ma i baffi. Sembra che abbia anche la barba adesso, Quindi questo qua era solamente una prima cosa, e ovviamente, come abbiamo detto, l'idea, c'è la tua stupidaggine lì, se la vuoi, è andare a cercare gli avvocati, perché quindi vogliamo assolutamente andare in prigione. Ci teniamo particolarmente, quindi ora ci mettiamo a cercare questa, se andiamo in prigione, però vabbè, pazienza, ecco, guardate la bambina di Pony. È tornata la bambina di Pony. Sì, ma avete visto quel colpo? Perché prima un attimo ho visto un c'era un toro, era diventato rosso, gli ha tirato un colpo. Non so se si è visto nel video, però è andata proprio così. E basta questo qui che va a fare i suoi bisogni a spasso. Ok, la cosa dicono che ogni tanto qua arrivano con la navicella e che ne spawna molto di più. Ma a noi se ne spawnano tantissimi anche senza navicella. Magari quella è lo spawner in teoria. Oh. Ok, ci mettiamo a cercare, senza stare qui a farvi vedere tutto, un avvocato. E poi continuiamo a fare la galera. La galera, soprattutto il lag galera. A fra poco. E invece dell'avvocato abbiamo trovato il prete. Abbiamo trovato un avvocato, però ha cambiato vocazione e adesso si è fatto prete. Più o meno. Sì. Ok. Ma hai detto che lui sacrificava delle cose. Sì, anche noi se gli davo noia, credo. Aiuto. I'm killing pig. Allora ti gli do. No, deve farlo lui, magari gli vuole dare fuoco. Vabbè, to. Aiuto! No! Che cattiveria! In quel modo ci voleva sacrificare, capisco. Che cattiveria la facci. Mamma mia. Ok, ci accontentiamo. Okay. Lo scopo è lui cercare di sacrificarci in questo modo. Vabbè, non volevamo fare esattamente questo, quindi vabbè, andiamo pure via. Ok, torniamo a caccia di avvocati sul nostro cavallo che ha fa il rumore degli zoccoli pur avendo solo la testa. E ovviamente non è un avvocato. Non è il nuovo vestito degli avvocati questo. Ah no, è il distributore di Coca-Cola dell'ufficio, giusto? Esatto, è il distributore. Eh sì, vedi, ha fatto di sì con la testa. Guardate, se lo volete, guardate, voglio una Coca-Cola grande, grazie, quanto viene? Mamma scusate, mia. Ho sete. Mamma mia, è enorme. Con le mucche non si può fare, perché gli va. No, neanche con i creeper, per chi ci avesse pensato. Sto morendo. Anche lui magari. Chi muore prima? Lui. E la coca ci è arrivata. E il lag agli Eternal Lab non ci fa niente. È la faccia tua. Ma Non ha fatto. Te la sei bevuta, ma no. Non è servita molto. Soprattutto se uno ha fame non si beve una Coca-Cola. Quindi andiamo avanti. Io adesso lancio sto uovo. Chi è che rompe? Non lo so, non lo voglio. Qualcuno ha fatto un buco in terra. Aspetta, ho visto. Ah, no, i cammelli. Guardate, stavolta abbiamo trovato questo losco individuo. Che ovviamente non è un avvocato, ma è uno scienziato pazzo. Cosa ci racconta di bello? Ecco. Più o meno. Prova a sparargli o. No! Cosa vuoi? Magari ti manda contro un Aigle. Ma ecco, ma guarda! È un guinea pig! Abbiamo un guinea pig! Prendiamolo! Devo scappare? Vieni qua, guinea pig. Cosa ti vuole? Magari biscotti, tutti i biscotti. Gli do biscotti. Dai, i biscotti. Ecco, è contento, ma se ne sta andando. Non il te ne andare. Guinea pig, che carini. Ce dov'è? Ci sono tanti, sono quattro tipi di guinea pig. Yeah! Dov'è la coppa? Ok. Soldi. Ecco, abbiamo il nostro guinea pig che. Il livello si chiama Gimoti. Gimoti, ciao Gimoti. Basta ridere con quella risata sguaia. Yeah, Gimoti. Ma dove è andato Gimoti? Ci ho cliccato col destro ed è sparito Gimoti. Ma ci ho cliccato col destro, Gimoti. Dove sei andato? È a casa nostra. Ma a casa l'ho l'ho messo in testa. Sei cresciuto, Gimoti. No, è una. Vabbè, lasciamolo lì, dai. Ok, ci teniamo in testa Gimoti. E perché no? Ciao Gimoti. Carino come. Okay. Beh, proviamo ad attaccarlo, se non sta facendo. No, Vieni qua. Ok. Che non ci fai qualcosa?
ti farebbe qualcosa che è troppo lontano. Che lascia? Che sabbia. 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 Cioè il cervello pieno di sabbia. No, ma io non voglio. Non voglio perdere Jimothy. Però è più comodo. Senti, Jimothy, mi mancherai. Ma che è? Chi c'è qua? Che è sto coso? È il gobbo. Il gobbo è buono, non cattivo. Non ho idea. Ma non sembra attaccarmi. Di base bisogno di una torta. Vuole una torta? Sì. Va bene, diamogli una diventa torta. Diventa il tuo schiavetto se gli dai una torta. Credo. Vediamo. Ecco, è andato in creative da sola. È più furbo del previsto. È più furbo di te. Quello non ci riesci. Solo tu non ci riesci. Si chiamerà Igor. Tipico. Vai. Metti no. Ah, non gli devo proprio dare. Ma ecco la torta. Ecco il. Yeah. Decreativizzati, ora diventerà il tuo servo. Mi sembra che vada da dove vuole. Mi sembra un tipo un po' strano, sì, okay. No, vai di contro. Vai contro sta gente, dai. Vai, Igor. Attaccali. Poveraccio. Ma no, mi è morto Jimothy. Si può resuscitare Jimothy. Ma no, ammazzati. No, si può resuscitare Jimothy. C'è una cosa per resuscitarlo. È inutile Igor. Igor, sì, ma anche no, basta, ci resto male, povero Jimothy. No, si può può ritornare Jimothy. Vabbè, intanto mi viene solo scomodo, davvero. Ma povero Jimothy. Vabbè, mentre Jimothy vi ringrazia, che in realtà sta solamente dormendo, non è che gli è successo niente. Continuiamo la nostra impossibile ricerca di un avvocato. Possibile che è così difficile andare in prigione? Mamma sì, amore, mia, sì, è difficilissimo. Donne, abbiamo trovato la donnina. La nonnina. La nonnina. Ciao nonnina. Mi si può fare un vestito nuovo alla nonnina, sai? Ah, sì? Penso di sì. Ma io gli volevo dare La slot machine. Vediamo un po', allora. Fai anche il vestito nuovo. Tanto però. Time day. Vestito, come vestito? Sì, dai. C'è un vestitino. Guarda se lo trovi nella. È un vestito fatto a fiori. Game mode 1. Allora, vediamo un attimo. Allora, via la sand, via questo. Aspetta, donnina. È un vestito a fiori fatto con. Vediamo se lo vediamo. Aspetta, dov'è la. Eccolo. Oh, ecco, lucky dress. Se gli dai quel vestitino lì è più facile che vinca. La slot esatto. Machine. Allora, nonnina, vieni. Guarda come session. È fashion la donnina. Vieni, nonnina. Vieni, nonnina, gioca. Ah, te la devo dare o. Sì. L'hai vista? Toh. Ci giochi nonnina? La nonnina gioca. Come va? Sta girando la parte sbagliata nonnina. Nonnina è di là, eh. Queste qui ogni tanto se ne vanno a giro anche quando sono già morte. Cioè se ne vanno a giro come scheletri col bastone. Però finché si divertono a giocare e andranno in giro lo stesso. Nonnina? Gioca? Gioca nonnina? Gioca? La nonnina. Oh, gioca. Dai, no, nonnina, vinci. Nonnina, guarda dall'alto là. È brava. Ha anche vinto. E i soldi li rubo io. Amore, rubare i soldi a una vecchietta, però. Ho trovato anche così. Sì, questo? È quella per resuscitare i cricetoli. Davvero? Credo di sì. Vabbè, ormai l'ho perso il criceto, però buona sapersi. Questa serve per resuscitare i vostri animali se muoiono. Però nonnina, vai, vinci per noi. Nonnina. Ecco cosa serve per giocare le nonnine. Per rubare i soldi. Ecco che dagli il lucky dress. Vabbè, lasciamo. Sì. Ok, dai, l'ultima. C'è un maiale. Ok, no, perso. Vai. Dov'è il mio? Dov'è? Lasciamola divertire, dai. Allora, buttiamo via questa. E anche questa. E andiamo avanti nella nostra folle ricerca dell'avvocato. La cosa positiva è che pur di trovare l'avvocato stiamo trovando tutti gli altri. Quindi in un modo o nell'altro per lo stesso. Cosa facciamo, dai. Pur di non trovare un avvocato abbiamo trovato i testificate e loro gregge. Cioè veramente, guardate. È trovato un bel villaggio di testificate. Amici da Zoni. Ma è che grosso sto coso. Più bello del nostro. Tutti sono più belli di quelli che abbiamo trovato noi. Cioè, ma no. Ma che è sto casino? Ma guarda. È stato un baco. Guardate. Aiuto. Guardate dove l'hanno fatto. Ma siete rincoglioniti. Ma guardate. Mamma mia. Oh. Ma dai. Guardate quanta terra. È tutto un blocco enorme di terra. Guardate. Sì, amore, non glielo rompere. Non importa. Tanto regge lo stesso. Sa che non crolla. Guardate. È un enormissimo blocco di terra. Siete stupidi. Cioè, un po' di sabbia ci hanno messo, si vede lì, avanzava un po'. Anche qui. Ah no, qui almeno no. No, sono galline, amore. Sono, andiamo via. Cioè, qui, ma qua dove entrano?
Pure nelle grotte è stato. Mamma mia. Certo che l'avete fatto un villaggio proprio nel allora posto. È più bello il nostro, dalla fin fine le diciamo sempre male, ma almeno è tutto su un posto solo. Ed ecco a voi l'avvocato invisibile. No, purtroppo non è un avvocato. Non è neanche un avvocato. Neanche stavolta. Sei in creative. E vabbè, perché mi fa mi attacchi, vabbè. Sì, se lo se li rompi sì. Vabbè, quello non è male. Vediamo se droppa qualcosa di interessante. Ciao, uomo invisibile. Ora diventa visibile se lo colpisci. Fatti vedere. Ma sei un cretino qualunque, ma... Eh sì, amore, che è un cretino qualunque. Mi aspettavo qualche... ma un bastoncino. Un bastoncino di, per, ma, di Findus, ma... magari. Ma chi... Vabbè, torniamo a volazzare via. Non lo diciamo più. Non... fate finta che non stiamo cercando nessuno. Noi non cerchiamo nessuno. E nella nostra ricerca abbiamo trovato invece dell'avvocato questo. Guardate, è un enorme, uno di quei posti che, di cui avevamo parlato, non la piramide come potete ovviamente immaginare. Ma il castello, oh. Aia. Chi è che rompe? Che ne so. Sono le guardie con reggiseno nel castello. C'è di tutto, però questo ve lo mostriamo nel prossimo episodio e speriamo che magari di trovare prima o poi anche, o meglio non lo diciamo più. Vabbè, quell'individuo che voi sapete, che... Che è sto posto? Un bugo, amore. Mamma mia, fanno proprio male queste cose. Ok, allora, e da questa continua pioggia è tutto. Lassù, come vedete, c'è anche Re, che poi lo vedremo meglio nella prossima puntata. E a una maggior fortuna, a presto. E grazie, stati con noi. Non quello di pipì. Eh no. Eh no. Neanche quello di lava. Ciao.